Siamo in Valdera, andiamo a Pontedera, dove qui abitanti, residenti e cittadini di via Vittorio Veneto convivono da anni con un problema legato ad un rio. Sentite. I residenti e i commercianti di via Vittorio Veneto a Pontedera convivono quotidianamente con un problema che va avanti da anni, legato ad un rio che mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Da un punto di vista salutare, per i cattivi odori e gli insetti che soprattutto nei mesi estivi proliferano nella zona. Senza poi considerare il fatto che, come vediamo da queste immagini, chiunque, anche un bambino, può raggiungere questo pericoloso camminamento e caderci dentro. Appelli alla stampa, esposti alla Procura della Repubblica, ma finora il problema è rimasto irrisolto. Ora chi abita e lavora nella zona chiede che questa situazione venga al più presto risanata e in modo definitivo, perché la puzza, il rischio poi anche fisico di cadere dentro e l'acqua che va in due negozi qui ogni volta che alza l'era c'è l'infiltrazione d'acqua e poi i ratti, tutte le situazioni legate alla sporcizia. Non è ammissibile che in un centro a Pontedera ci sia una roba del genere. Bisogna l'intervento venga fatto in maniera veloce e risolutivo. Da parte di chi è? Non ci interessa. Tanto i soliti rimpalli della politica a noi non ci interessa. Ci interessa che il problema venga levato al più presto. Sono stati spesi 1.300.000 euro e sono convinto perché dei lavori ci sono stati fatti. Dopo 1.300.000 euro la situazione è in questo modo. Io una domandina forse me la farei. Se i lavori sono stati fatti bene oppure se mancano ancora dei soldi. Ci si rufola in tasca e si tirano fuori i soldi per risolvere questo problema. E dopo aver ascoltato i cittadini su questo problema, siamo andati in palazzo comunale da chi governa il comune di Pontedera a sentire quali sono le risposte, quali le iniziative per risolvere questo problema. Sentite. Dopo aver inviato un esposto alla Procura della Repubblica, aver raccolto le firme e aver riportato il problema sui media con la realizzazione di un video su YouTube, pare che qualcosa si stia muovendo per quanto concerne il problema del rio di via Vittorio Veneto a Pontedera. Ma la situazione è questa: un investimento fatto dall'amministrazione comunale, progettato e realizzato da Acque, e che ci evidenzia alcune criticità. Insomma, l'abbiamo visto in questi ultimi mesi, anche grazie alle sollecitazioni della consulta di quartiere. Su questo abbiamo avviato una serie di approfondimenti e già da questa settimana incontreremo anche Acque per capire quali tipi di correttivi si possono adottare per risolvere questo tipo di problema. A pochi metri da lì un rio esistente è stato interrato per la realizzazione di un parcheggio. Potrebbe essere una soluzione fattibile anche in questo caso? Ma in questo caso è tutto un elemento di valutazione prima di tutto tecnica, poi i fattori in campo sono tutti perché diciamo il rio Martagliata è di competenza della pulitura e della manutenzione ordinaria di Fiume e Fossi, però entrando in ambito abitativo quindi la manutenzione ordinaria spetterebbe ad Acque. Quindi su questo cercheremo prima di tutto di trovare un protocollo d'accordo, chi interviene e chi fa cosa. Quindi già giovedì incontreremo Acque e da lì partiremo una serie di approfondimenti per cercare di intervenire e migliorare la situazione. Qualora i soggetti che non dovessero intervenire, siamo pronti noi già dalla prossima settimana a fare un intervento di manutenzione straordinaria nell'ordinarietà. E quindi vediamo dopo giovedì, dopo questo incontro, come si evolvono le situazioni. Però la situazione è conosciuta e cerchiamo di porre rimedio in quello che possiamo fare. Speriamo dunque venga risolta al più presto. Adesso andiamo.